E allora eccoci qua per la nostra rubrica del Memento che torniamo a dedicare ai truffati dalle banche, ai risparmiatori che sono rimasti truffati, che hanno perso i propri risparmi nei crack delle banche popolari venete, ricordiamo Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e delle altre banche del centro Italia. Ermanno, allora si procede e adesso... Da domenica diciamo, si chiude la possibilità di presentare le variazioni al l'IBAN per i risparmiatori per ricevere questo ulteriore 10% che probabilmente da fine mese inizierà ad arrivare. Sì, adesso c'è questo piccolo rimborso, ma le cose non sono finite. Ci sono centinaia di migliaia di persone che sono state truffate. Abbiamo parlato poco fa della truffa del Vajont, mi pare che sembrava che quella fosse una cosa antica, ormai superata, ma qualche anno fa è saltata una banca facendo impazzire le persone che si sono viste portare via i risparmi di tutta una vita. E allora bisogna tornare su questo e battersi perché i soldi ci sono. Il problema è che sono i soldi sommersi. Perché ci sono i soldi, diciamo, alla luce del sole, che sono i nostri, di cui le banche possono fare quello che vogliono, questo è il problema, e noi non siamo padroni dei nostri soldi, ma siamo costretti a darli in mano a delle banche che speriamo che ce la caviamo. Non siamo certi che poi li troviamo tra un anno, 2 anni, 10 anni, eccetera. E poi, naturalmente, il problema è se queste banche restituiscono i soldi. Non solo, ma ci sono soldi sommersi ed è proprio quello che a causa di questo fallimento delle banche popolari è emerso grazie a un'associazione che è ospite oggi da noi. Prego. Certo, certo, abbiamo con noi, ringrazio per essere tornato nei nostri studi, Patrizio Miatello. Buonasera Miatello, presidente dell'associazione Ezzelino da Onara 3, che ha seguito i risparmiatori in tutte le pratiche per i rimborsi e quant'altro. Allora, è nato il FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, proprio dai conti dormienti, quelli che vengono chiamati conti dormienti. Avete scoperto i conti dormienti. Abbiamo Nessuno risvegliato. Sapeva che c'erano questi conti, salvo le banche e i gruppi finanziari interessati, ma li avete scoperti voi. E quindi dici, visto che non sono di nessuno questi soldi, salvo che un domani lo Stato si potrebbe, ma normalmente se li portano a casa le banche e non lo Stato, voi avete fatto un'interrogazione. Prego. Sì, diciamo che noi abbiamo avuto un'intuizione, è una legge vecchia però che dormiva. Noi abbiamo avuto l'intuizione, io personalmente sono stato il primo, ma non è che me ne voglio vantare, è documentato diciamo, nei 5 governi che abbiamo passato per far istituire il fondo. Però diciamo che la difficoltà che io ho trovato inizialmente era di essere creduto, quindi inizialmente quando io dicevo guardate che ci sono questi conti dormienti, ci sono 149 miliardi, almeno dateci un euro, create il principio, cosa che fortunatamente per primo il professor Bettiol, il tributarista Mazzon e poi con il tempo diciamo, tutti i risparmiatori, tutti i politici, a man mano abbiamo fatto come una diga che è stata rotta e siamo riusciti a far capire che ci sono questa montagna di soldi che per tutta una serie di motivi restano là e che siamo riusciti a fare utilizzare per creare il fondo di ristoro poi indennizzo. Ricordo che il fondo di ristoro che era stato modificato dall'iniziale 100 milioni di diciamo di capacità dai conti dormienti, poi nel passaggio nel 2018 con l'allora diciamo governo 5 Stelle e Lega, soprattutto Bitonci, e lo ringrazio di questo, Bitonci era riuscito
diciamo, a inserire 2,5 miliardi nel fondo. E difatti era l'iniziale indennizzo del 30% con l'arbitro Consob, quindi c'era l'inversione dell'onere della prova, bastava dimostrare che eri socio, che eri stato praticamente che eri socio e quindi vittima, e ognuno prendeva il suo 30% iniziale più valutazione. Poi è stata cambiata la legge, da 2,5 miliardi sono dato 1,575 miliardi. Ed è cambiata la legge, ma quel miliardo è ancora non là. Ce lo dimentichiamo noi, e questo certo. Qua faccio un appello a tutti i risparmiatori, a tutte le associazioni, tutti i professionisti d'Italia. Quindi ora, bene, siamo riusciti dal 30% a portare al 40%, che è stato un bene. Perché è stato un bene? Perché anche se ci sono 545 milioni di avanzo, il problema è che ci sono state 3.200 persone che hanno sbagliato le domande, hanno dichiarato, invece di dichiarare reddito inferiore, patrimonio inferiore, inferiore lo avevano superiore, se ne sono accorti, li hanno rigettati col rischio del penale. Certo. Questi risparmiatori in buona fede o non in buona fede hanno fatto causa, e queste cause sono anche cause civili che andranno avanti 6, 7, 8 anni. Sì, anche di più. La legge di questa legge FIR prevede che il piano di riparto viene fatto previo conclusione di tutte tutte le domande. Quindi quei 3.000 contenziosi che qualcuno ha portato avanti, per carità, onorevolmente, però c'era il rischio, come è successo, che da gennaio 2022 hanno fatto ritardare e hanno fatto aspettare tutte le 138.000 persone. Al che noi al governo abbiamo detto: se voi volete trovare una soluzione per quei 3.000 che hanno sbagliato, trovatela, ma non dovete far aspettare tutti quelli che hanno bisogno. Accantonate una cifra, cosa ha fatto il governo? Ha fatto l'emendamento che dice: bene, vi diamo intanto il 10%, che così mettiamo da parte 200 milioni per il contenzioso, che sono tanti, perché però loro giustamente in maniera precauzionale hanno tenuto 200 milioni, però non è stata cambiata la legge, quello che rimane viene dato agli aventi diritto. Quindi intanto portiamo a casa quel 10% e ben venga, e ben venga. Quindi noi siamo felici che sia avvenuto e abbiamo lottato perché succeda questo, perché in questi momenti voi capite che non è facile portare a casa soldi da un governo, da uno Stato che non ne ha. Certo. Ecco, e poi tutti hanno le loro necessità, qua c'è gente che aspetta sti soldi come veramente la manna dal cielo, perché quindi noi siamo contenti. Peraltro hanno dei mutui da pagare, perché nello stesso tempo la banca faceva il mutuo e poi chi prendeva i soldi come socio, e quindi era la doppia truffa. Questa è una catastrofe, una catastrofe di quello che è stato patito, di quello che il Nord-Est è stato, diciamo, trucidato economicamente. Cioè voi siete una delle poche TV che hanno dato risalto a questo, ma veramente quello che è successo in Veneto, cioè ci sono 300.000 ipoteche che stanno andando avanti con la SCA, con l'AMCO, con tutte queste cartolarizzazioni, e queste cose qua, cioè queste sono, e questi sono, diciamo, altri aspetti negativi. Noi siamo riusciti a fare uno spiraglio di luce, però cinque governi hanno ammesso l'errore, anche chi l'ha fatto. Quindi noi siamo riusciti a far ammettere al governo PD, bene, creiamo il fondo che qualcuno critica, invece l'hanno detto, sì, facciamo. Creiamo il fondo, abbiamo sbagliato. Diamo una mano. È vero che gli abbiamo detto: vi troviamo i soldi, non sono soldi pubblici. Certo. E li abbiamo svegliati tutti. Come sveglieremo tutti ancora? Perché noi finiamo i due, adesso portiamo a casa il 10%. Allora, aggiornamento. Beh. Finisce il 15 ottobre, quindi domenica. Chi
chi non ha avuto cambiamenti non deve fare niente. Se qualcuno ha dei dubbi lo faccia entro domenica il cambio IBA, è facile, se avete bisogno chiamate Ezzelino. Detto questo, dal 15 ottobre fino al 31/12/2023 devono partire questi bonifici. I bonifici mediamente Consap, segreteria tecnica, ne fa 2.000-3.000 al giorno. Come i tempi tecnici ci siamo, quindi loro finiranno il 15, mettiamo che finiscono i controlli il 30 ottobre, dal 1 di novembre ovviamente chi ha fatto per primo la domanda avrà per primo, però secondo me si inizierà dai primi di novembre al 31 dicembre 2023. Certo. Ovviamente noi combatteremo per questo, perché sappiamo che siamo in Italia e può sempre succedere di tutto, Certo. Anche se questi sono stanziati, ci sono. Per finito questo, diremo dei 200 milioni, siccome ci sono 3.000 contenziosi, la media di indennizzo sono sui 7, 8, 10 mila euro. Per 3.000, tienimi da parte 30 milioni, il resto dallo agli aventi diritto. In questo emendamento che chiederemo andremo a salvare anche chi, per causa forza maggiore, non ha preso l'indennizzo. Esempio, quello che era malato di Covid, che non ha fatto tempo a inserire i documenti, che ha il certificato, che è morto, che gli eredi non hanno potuto farlo, quello possiamo, sono 200-300 casi, quelli salviamoli, ma dopo però, prima mettiamo a posto la maggioranza e poi a bocce ferme, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, a bocce ferme con il governo, coi governi, coi funzionari dei vari ministeri, è dura, però finora pian pianino ci siamo arrivati. Certo. Finito questo, ricordo quello che ha ricordato lei, professore, il miliardo non ce lo dobbiamo dimenticare. Certo. E un miliardo, se possiamo fare qualcosa, possiamo dare una mano a quelle aziende che sono state trucidate, a quelle persone che sono state indebitate, quindi con un miliardo si può fare tante cose, cioè, e noi lavoreremo a fare. Ma se lo mettiamo sul mercato creiamo un'economia del nord-est che ha bisogno. Certo che sì, perché di quel miliardo e mezzo, allora 1,30 miliardi è arrivato, è stato indennizzato, il 65% è arrivato in Veneto, non di più. Sono 650 milioni. Sul 1,5 miliardi sarà il 60%, se ci sarà un altro miliardo sarà il 60%. Cioè, quindi purtroppo il Veneto, il nord-est, è stato quello più danneggiato, ma è anche quello che può essere più salvato. Ecco, e l'obiettivo nostro è quello di aumentare l'indennizzo da oltre il 40, portarlo su e sicuramente prendere in mano quei risparmiatori che a causa provata di forza maggiore non hanno ricevuto l'indennizzo, quelli sì. Ecco, però, anche soprattutto perché in questo momento il carrello della spesa è pesante. Il carrello della spesa è pesante, teniamo presente che questi soldi c'erano e ci sono, ma sono là da anni. Sì. Cioè, questi soldi, se invece di prendere i 10.000 euro oggi, uno li prendeva un anno fa, con 10.000 euro c'era gente che poteva salvarsi la casa, poteva mettere a posto dei problemi che aveva, cose che purtroppo gente non ha più avuto tempo. È stata una valanga. Ecco, e adesso il costo del denaro, pesa. Esponenziale. Quindi c'è chi ha un mutuo, magari un mutuo a tasso variabile, che se hai 10-20 mila euro, dei 100 mila euro che gli hanno portato via, può levarsi via il problema, perché c'è gente che non arriva a fine mese con i mutui. Cioè, siamo diciamo a un punto molto drammatico, secondo me. Bisogna guardare, essere positivi, secondo me. Però le faccio un'altra domanda. La liquidazione della Banca Popolare di Vicenza e della Banca Popolare Veneta
È discutibile oppure da là si può tirare fuori qualcos'altro? Perché intanto un buon capitale, un buon, diciamo, sostanza c'è rimasta dentro, è stata venduta per 2 euro. Sì, allora là, quello che è stato venduto, e questa la fregatura, è stato venduto, sì, per 1 euro, 50, no, scusi, 50 centesimi popolari di centesimi. Avevo moltiplicato per 2 il valore. Lei, l'ha fatta grande lei. Sì. No, 1 euro. Un euro solo, sì. 0,50, 0,50. Ma la cosa sconvolgente che è stata fatta, ricordiamo queste cose, è stata fatta una legge, chi era l'advisor del governo, sì, chi era all'epoca, sì, Rothschild Advisor. Ah. È scritto nella legge, certo. Quindi qualcuno parla dei Rothschild, quindi i Rothschild hanno consigliato e hanno programmato quell'operazione. No. Non me lo dica. Ecco, sì, no, ma questa è la del tutto indifferenti. In sì, ma momento. La legge parla chiaro, hanno venduto l'attivo, quindi nelle liquidazioni non c'è niente, ci sono gli immobili che stanno per essere venduti, sì, a quotazione che si vedono, fanno le gare, fanno le vendite, cioè, non è che ci sia da discutere, questi vendono immobili che sono stati comprati a 10 milioni il fondo americano che lo compra a 100-200 mila euro. Ma questa è... Magari Rothschild? No, ma no, no. Un aggregato no, della Rothschild. No, Rothschild fa grandi operazioni. E Rothschild, insomma, ha organizzato, era il consulente per l'operazione di acquisizione di Intesa, quindi... consulente pagato dallo Stato, dal governo italiano, sì. Ma questo è sulla legge Rothschild Advisor, quindi io non sto, perché dopo sapete che ci sono quelli che dicevano se parli dei Rothschild sei complottista, no, è la realtà, Rothschild è un consulente, era un consulente ed è un consulente. Però la Costituzione italiana non prevede le truffe. No, la Costituzione italiana non prevede che la tutela del risparmio deve essere fatta e certo, non è stata fatta, ma la cosa peggiore è che non viene fatta. Non si vuole essere fatta. E non viene fatta perché? Perché, torniamo al problema, qual è? Il problema è che ci sono delle leggi, TUB, TUF, del diritto bancario, che non è diritto civile. E qua il professor Bettiola, io ho sempre detto, ma... cosa mi sta dicendo? Miattello, finché non si cambia il diritto bancario, finché non prendiamo, che non ci rendiamo conto che Banca d'Italia non è un ente che dovrebbe fare gli interessi dei risparmiatori, no, ma in teoria. Sì. Praticamente non lo fa, ma se poi andiamo a vedere, Banca d'Italia è delle banche. Certo. Quindi, è una banca privata, proprietà delle banche. È proprietà delle, cioè, quindi sì, è inutile che io sono controllato, tu mi dici che bravissimi fanno i report, sempre però quando scappiano i buoi, allora quando viene la catastrofe loro danno le sanzioni. Vabbè, bravi, ma lo sappiamo fare anche noi. Sì. Cioè, possiamo essere anche, non serve essere Banca d'Italia o no? E allora qua andiamo su un terreno un po' delicato, che è quello che io ho chiesto io al 4 ottobre 2017, quando sono andato in commissione, che avevano appena istituito la commissione Casini, e c'era Brunetta e l'altro del PD, che adesso Di Marino, gli ho detto, signori, voi dovete accertare che questa è stata una truffa vergognosa. Ma la cosa principale, dovete fare delle leggi che Banca d'Italia e Consob devono prevenire. Cioè io risparmiatore, io impresa, non posso da una banca e farmi il segno della croce ogni volta. Non è possibile che portiamo dei risparmi e io non esiste un prodotto finanziario sicuro. No, signori, voi, io ti porto i risparmi e questa sarà la nostra battaglia, la prossima battaglia. Io ti do i soldi, tu me li garantisci con una fideiussione? Se io ti chiedo soldi, tu vuoi una fideiussione banca? E allora dobbiamo, il governo Meloni, assieme a tutti i vari politici, politicanti, ecco, questo sarà il nuovo fronte, perché se noi non capiamo che siamo noi la forza, noi dobbiamo veramente cambiare
quello che è stato inserito. Cioè, ma ci rendiamo conto che costa meno una macchina presa se fai il mutuo che do i contanti? Sì. Se io pago 100 euro in 50 volte, pago 100 euro con la carta di credito o bancomat, spendo 100 euro di... Allora le lancio un'altra provocazione. La Banca d'Italia era la banca dello Stato. Era. È stata privatizzata. Però dentro la Banca d'Italia ci sono tonnellate di oro che erano l'oro, naturalmente, che era la base aurea italiana. Sì. Che fine faranno, visto che è stata privatizzata? Adesso tu nessuno ne parla, ma non vorrei che quell'oro evaporasse. E voi potete fare anche chiedere che la Banca d'Italia vi metta a disposizione di quell'oro, che lo venda, e i soldi li mette a disposizione dei truffati delle banche. Questo è un altro punto, perché la Banca d'Italia ha la base aurea ancora intatta e è stata privatizzata. Allora ci si domanda che fine fa questo oro? Questo è un altro avviso ai nostri telespettatori. Lei sta facendo, sta mettendo delle provocazioni e sta trovando uno che prende spunti. Io quello, sicuramente, quello è un ulteriore argomento da approfondire. Che affronteremo. Però una cosa è certa, qua noi abbiamo fiducia delle banche, che è giusto, però il sistema non è stato messo a posto e deve essere ripristinato. Parlo del sistema finanziario Italia ed europeo, quindi le normative europee vanno in contrasto con i diritti italiani e la Costituzione italiana. E non va bene. È giusto che il governo, se fa una riforma dell'istituto bancario, crei delle banche di risparmio, cioè dove la banca non affronta rischi di nessun genere, cioè è la banca salvadanaio. Io metto i soldi là e li troverò sempre, me li garantiscono che li troverò sempre. Poi se io voglio invece investirli e rischiare magari per guadagnare di più, perché per carità... Quello lo facciamo su un'altra banca o su una banca parallela a quella che è la banca di risparmio, dove io metto i soldi e alla fine tra un anno, 2 anni, 10 anni, i miei figli, i miei nipoti li trovano e è il loro diritto prenderseli e non avere nessun rischio. Questo è il fondamento della prossimo diritto, se no la Meloni è inutile che vada a tassare gli interessi, gli utili, i sovrautili. Tanto li mettono a noi, dopo li girano a noi. Poi cosa fanno le banche? Ci aumentano il tasso di interesse, se li prendono in tasca, per cui siamo sempre noi che paghiamo. Bene, grazie. Torneremo sull'argomento. Avremo tante missioni da fare. Partiremo col progetto, siamo già partiti, però faremo un comunicato stampa, sveglia enti pubblici e andremo a recuperare milioni di euro agli italiani e vi faccio un nome, un ente, il primo ente che io mi auguro risponderà a breve è l'INPS, l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, dove abbiamo individuato milioni di euro e poverini loro non si capiscono che hanno tutti questi milioni che noi gli abbiamo documentato, cioè, che sono loro, che sono nostri, certo. Perché se li dimenticano poi non pagano le pensioni INPS. Faccio un appello al Presidente, che sono venuto a trovarla, mi raccomando, guardateci bene alle cartine che è un anno che vi mando, Miattello Patrizio, Associazione Ezzelino, svegliamoci un po'. Bene. Con numero di conto e numero... Ci vediamo a breve, grazie. Torneremo sulla questione, grazie a Patrizio Miattello, certo che dell'Associazione Ezzelino da Onara 3, grazie per tutte le anticipazioni che ci ha dato e credo faranno piacere anche ai risparmiatori. Adesso andiamo in pubblicità. E non solo ai risparmiatori, anche ai pensionati. E adesso, dopo la pubblicità, torniamo e affrontiamo invece la cronaca di questi giorni. Purtroppo torneremo a parlare di guerra, non di quella Ucraina, ma parleremo di quella tra Israele e la Palestina. Tra poco.